Buonasera a tutti, benvenuti in questa seconda parte della rubrica, seconda partita Juventus Tottenham per la Coppa Elite d'Europa. Il Tottenham nella prima partita ha battuto l'Ajax 2-0, la Juventus nella prima partita è andata a vincere 2-0 al Groupama Stadium di Lione, e dunque partita che può essere già fondamentale per il proseguo delle due squadre. Si gioca appunto all'Allianz Stadium, partita molto complicata. Tottenham è una delle squadre comunque fortissime, quindi sarà molto difficile tenere testa, ma ovviamente la Juve è la Juve, quindi soprattutto in casa deve assolutamente, necessariamente tentare di fare risultato. Bellissimo il colpo d'occhio dell'Allianz Stadium di sera. European Club Championship, Coppa Elite d'Europa. È tutto pronto ed iniziamo questa partita difficilissima, o meno difficile, sulla carta difficilissima, speriamo che di renderla più agevole possibile. Anche se il Tottenham, come detto, è un'ottima squadra, ha vinto la prima partita 2-0. Fossimo a Londra poteva anche andare bene un pareggio, ma stiamo giocando a Torino, quindi dobbiamo assolutamente tentare il colpaccio. A differenza della prima partita non c'è Danilo, messo Bernardeschi esterno alto, questa differenza della prima partita. Per quanto riguarda tutto il resto della formazione è tutto uguale, anche perché Matuidi e l'abbiamo fatto un partitone un po' sottotono Bentancur, ma ci stava a rimetterlo dentro. Attenzione, pallone dentro Bonucci, la passa dietro a Szczęsny che ha salvato il risultato sul 2-0 a Lione, risultato che poteva venir ripreso assolutamente. Quadrado prova il pallone lungo a cercare Dybala, non è male, non è male questa palla. Dybala col destro sbaglia completamente tutto, peccato, questa poteva essere oggettivamente una colossale occasione. Bravissimo Quadrado a cercare questa palla, bravissimo anche Dybala a metterla giù. Dybala sbaglia tutto col destro perché non è il suo piede e sbaglia completamente tutto. Poi regalato l'angolo, qua. Allora lo batte Bentancur, proviamo uno schema. Ronaldo, la palla passa, la palla è lì, non è dentro, incredibile occasione, non è finita. Ronaldo! Cristiano Ronaldo, la Juve in vantaggio. Sta facendo tutto lui, ragazzi, incredibile, ha creato l'occasione e l'ha realizzata. Prima stoppa il pallone e passa un pallone d'oro a Matuidi, bravissimo il portiere in uscita, contro il cross e Ronaldo davanti al portiere non sbaglia, secondo gol nel torneo per lui. 2-0 pesantissimo, 1-0 pesantissimo subito, partenza sprint della Juve. Ronaldo recupera, attenzione, un altro pallone, Ronaldo deve difendere palla, poi vede Dybala, lo va a servire, Dybala, no! Occasione importante di Dybala sprecata, non ha trovato la porta di Lloris, poteva essere veramente la palla giusta e la chiusura forse già della partita, perché il Tottenham è leggermente in confusione, lo si vede anche da questo pallone. Rabiot non riesce a servire Ronaldo, Ronaldo prova a riconquistare palla, alla fine il pallone arriva a Sanchez che lo gira per Vertonghen. Altra palla persa dal Tottenham, la Juve la tiene in campo, buonissima questa circolazione della Juve, palla dentro per Ronaldo di Quadrado, c'è un errore e fallo di Ronaldo per l'arbitro, l'arbitro va a redarguire Ronaldo, qualche dubbio ce l'ho, qui si è perso quel contatto lì col pallone, peccato, poteva essere veramente il 2-0 che poteva essere definitivo qua, Lloris rinvia. Bentancur appoggia per Dybala, Dybala vede Ronaldo, prova con la coda dell'occhio a servirlo, esce Lloris con la testa, poi attenzione c'è un fallo di mano abbastanza evidente, l'arbitro lascia correre, che occasione anche qua. Rabiot perde il pallone dopo averlo riconquistato, poi Bonucci, la palla incredibilmente diventa buona per il Tottenham. Szczęsny su Harry Kane, questa è una grande occasione per il Tottenham, si erano completamente persi Harry Kane su una palla casuale, lunga però, alla fine palla per Ronaldo che si gira, tira Ronaldo fuori. Sta per finire il primo tempo, la Juve lo sta chiudendo in vantaggio 1-0 col gol di testa di Cristiano Ronaldo che sta decidendo il match, ma poco fa veramente spavento per la Juve, azione molto casuale ma molto pericolosa del Tottenham. Dybala serve Rabiot, Rabiot vede Ronaldo, Ronaldo dentro per Dybala, una gran palla, 2-0 e anche per Dybala, secondo gol del torneo, la Juve va avanti di 2 proprio sul finale del tempo, bellissima azione manovrata della Juve,
qua, bella azione anche tra Rabiot e Dybala Ronaldo. 2-0, Lloris sbattuto e adesso la Juve ha due gol da gestire nella ripresa. Finisce qua il primo tempo, la Juve avanti 2-0. Gol che veramente è importantissimo, quello di Dybala. Questa tra poco la ripresa con il Tottenham, ovviamente, che deve assolutamente tentare di pareggiare questa partita, perché chiaramente 2-0 può essere pesante. È vero che c'è tutto il ritorno, e insomma, comunque una sconfitta allo Stadium poteva essere preventivabile. Ronaldo, troppo lungo il pallone per Bernardeschi, irraggiungibile. Rinvio di Lloris. Bonucci, Rabiot. Rabiot fa girare subito il pallone per Bernardeschi, palla recuperata dal Tottenham. Palla aperta per Lucas Moura. Non è una brutta palla, anzi è una bellissima palla che poi Aurier riesce a tenere. Poi sbaglia tutto, palla Bonucci che la passa subito a Ronaldo. Ronaldo, buona giocata, poi va a cercare Bernardeschi, qua fallaccio su Bernardeschi. È incredibile questo fallo qua, proprio è andato dritto sull'uomo. Guardate, Bernardeschi stava prendendo posizione. Questo è proprio un fallaccio, eh. Gamba anche piuttosto alta. Bentancur, palla bassa, cerca Matuidi. Alexandro. Alexandro. Poi Rabiot, bravissimo a riconquistare palla, poi la riperde un attimo. Buona giocata alla fine di Adri Rabiot, che poi cerca un pallone molto difficile per Dybala. Ne esce bene il Tottenham, che ovviamente deve cercare anche di non prendere troppo imbarcata, perché poi in caso di parità di punti al primo posto ci va, dando per scontato che passa il Tottenham. Chi comunque nei scontri diretti ha preso meno gol, e quindi insomma anche il Tottenham deve cercare di prenderne il meno possibile, no? Di non peggiorare la situazione, che potrebbe diventare tragica in una partita andata e ritorno. Attenzione, bravissimo De Ligt come al solito, impressionante Matisse De Ligt. Attenzione che è fortunato il Tottenham qua, in questo caso la palla finisce a Lucas Moura, vuole riaprirla al Tottenham, Lo Celso. Poi Bentancur con un fallo, fallo stupido di Bentancur. Lo Celso batte, Lo Celso non male, Szczęsny, Szczęsny la tiene. La tiene Wojciech Szczęsny, la dà Bonucci. Bonucci vede uno scatto di Dybala, ma facile preda invece Dybala, fa una buona giocata. Anderfield aveva preso il tempo Dybala qua, eh. Lo Celso, Foyt, Lucas Moura, Kane a metà, allora Cuadrado riesce a tenere palla, poi Bernardeschi per Dybala, buona giocata ancora di Paolo Dybala. Dybala che si ferma, Dybala cerca Ronaldo, deviato, fuori, non ha paura di tirare Cristiano Ronaldo. Dybala batte il calcio d'angolo, anticipato Ronaldo, palla messa fuori, senza troppa corsa va anche De Ligt, tanto non c'è nessuno su quel pallone. Matuidi prova al lancio lungo, Matuidi, Ronaldo incrocia bene il pallone, Lloris sta per fischiare la fine l'arbitro. Ed è così, la Juve vince 2-0 anche col Tottenham VB 0 Juventus 2 a Torino, all'Allianz Stadium. Le reti come nella prima partita di Ronaldo e Dybala. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento col terzo video di questa splendida rubrica, di questa splendida Coppa dell'Elite d'Europa. E dunque, mi raccomando, continuate a seguirla e alla prossima partita. Ciao a tutti!